cadute che erano pesantissime, che altrimenti prima erano pesantissime e non potevano sollevarsi bene. Ecco, le nuove tecnologie permettono di avere in ridotti spazi apparecchiature sofisticate ed efficienti e di peso sopportabile da un vettore meno potente e quindi meno costoso e quindi più affidabile di quanto non fosse prima. E i satelliti, voi sapete, sono delle stazioni integranti nelle telecomunicazioni. Purtroppo i satelliti, così, molto tangenzialmente, fanno parte anche di un altro tipo di utilizzazioni, che è lo scudo stellare o la guerra stellare. Ma la scienza ha due facce, quella buona e quella cattiva, ma tutti abbiamo due facce, anche gli uomini. A questo punto, quindi, le grandi applicazioni della microinformatica toccheranno tutti i settori della vita e tutti i settori economici. Il terziario, quello dei servizi, è indubitato, è inutile che dilungo neanche due parole. Voi capite che al terziario appartiene il settore pubblico, la ricerca scientifica, il settore sanitario. Sono tutti settori beneficiari dei prodotti hardware e quindi della programmazione sull'hardware della microelettronica. Anche il secondario, il settore secondario, quello della trasformazione attraverso i robot, che pare che diventeranno anch'essi intelligenti, quindi monteranno su se stessi delle apparecchiature tali che non avranno bisogno di un periferico, di un periferale oppure di un sistema periferale di accesso dell'intelligenza distribuita, saranno in grado di poter fare lavoro umano. È inutile che vi parlo delle catene di montaggio delle automobili, di costruire le navi e tante altre cose. E anche il primario, cioè i beni che provengono, che forse sono i più importanti. Prendiamo l'agricoltura. Oggi il sistema image processing, che è uno dei più diffusi per il preventivo studio della sistematica e dell'utilizzazione dei territori, si avvale di satelliti artificiali sempre più efficienti, ma sempre nel contempo meno pesanti e meno costosi. Ecco, quindi tracciare un quadro per la microelettronica tesa verso l'avvenire, tesa verso il terzo millennio, sarebbe troppo lungo, ma effettivamente si tratta di una sfida che dobbiamo accettare serenamente e perseguire. Tanto più che, così come ha scritto e faceva notare Jean-Jacques Servan-Schreiber, il microcircuito, il chip, è fabbricato con la materia più vile, più a buon mercato che esiste sulla faccia della terra, con la sabbia del mare che si trova sulle nostre spiagge, è silicio, ne abbiamo in abbondanza, ma sul piano umano, sul piano filosofico, sul piano del progresso morale, è un po' forte pure sta parola morale, ma lasciatemela, ma passatemela. Che cosa vuol dire questo per l'umanità? Questo vuol dire che alla rivoluzione della microelettronica, che è pur sempre facile, perché come vi ho detto, l'origine è inesauribile, è il silicio, a questa rivoluzione della microelettronica corrisponde a una rivoluzione dell'intelligenza umana, che consiste nel preparare gli uomini a trarre il maggior vantaggio possibile delle nuove potenzialità tecniche. E tutto ciò sarà la cosa più difficile nel terzo millennio, e anche a cominciare da oggi come terzo millennio, perché questo sottintende un lavoro di formazione basato su un arsenale di potenti mezzi.
formazione, formare l'uomo a questa sfida della microelettronica, formare le nuove intelligenze. E così concludo. Il progetto della microelettronica si propone per l'avvenire di studiare ed attuare strategie ottimali in materia di insegnamento dell'informatica al fine di assicurare un adeguato appropriamento delle tecniche da parte di quelli che ne devono beneficiare. Quanti tra voi, signori, hanno alti poteri decisionali ad un livello elevato del sistema economico e politico, si renderanno senz'altro conto che le nuove tecnologie dell'informazione hanno un impatto di prima grandezza sugli sviluppi a venire, come anche del fatto che l'impiego consapevole dell'informatica permette di far fronte alle complessità della pianificazione economica, sempre più soggetta a scelte strategiche. Infatti, ad ogni tappa di una politica di sviluppo, l'informatica ha un suo ruolo da svolgere. Prendiamo in esame alcune di queste tappe: la definizione di strategia globale, l'elaborazione di obiettivi settoriali, la scelta di progetti, la definizione di politiche parziali per obiettivi settoriali. Tutte queste tappe rappresentano altrettante circostanze in cui l'informatica propone una gamma di risposte tecniche alle sollecitazioni perturbatrici ambientali del sistema decisionale al quale voi appartenete. E quando la pressione ambientale, noi siamo sempre premuti in qualche maniera, tende ad accrescere l'incertezza e la complessità delle conseguenze dei vostri interventi, l'informatica offre i mezzi di moltiplicare la varietà dei processi di coordinamento, di informazione, di collegamento fra i diversi livelli del sistema decisionale di cui avete la responsabilità. L'informatica, infatti, stimola l'immaginazione creatrice, pur costringendola in una coerenza di tipo matematico, di tipo specifico. E quindi al riguardo, consentitemi di sottolineare la fondamentale importanza per l'accettazione di queste nuove tecnologie della microelettronica per il prossimo millennio, del trasferimento delle conoscenze informatiche, senza le quali non si può parlare di nuove tecnologie e senza le quali il fenomeno sarebbe simile ad un'agricoltura senza fertilizzanti. Bene, quindi, ha fatto il governo italiano e per esso il Ministro della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che interpretando le prossime esigenze della società umana, in un'era o millennio a carattere post-industriale, ha proposto al Consiglio dei Ministri della Comunità Europea il progetto IRIS, cioè Initiative for Research in Informatics to Society, come grande tema di applicazione sociale degli effetti delle nuove tecnologie scaturenti dalla microinformatica. È in questo contesto planetario che si inserisce la cifra dell'Europa nel terzo millennio, ed in esso è chiaramente contenuta anche la cifra dell'Italia. Questo popolo, questo paese, si stanno preparando al fatidico appuntamento. Signor Presidente, grazie. Vorrei chiedere a Bertrand Michel o a Leo Solari se hanno qualche notazione o qualche intervento a proposito di questa esposizione.
No, Leo Solari no. Bertrand Michel? Oui. Oui. Vous venez ici, peut-être. Intanto invito Gianni D'Alfonso a venire qui per dare un saluto subito dopo. E saluto Rossella Artioli, che ha fatto un bellissimo intervento quest'autunno, che esce stamattina, anzi, verrà portata alla rivista proprio tra poco, e spero che poi voglia dirci qualcosa. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est vrai de la micro-informatique est vrai pour l'économique, en ce sens que nous vivons en ce moment une véritable révolution dans la formation et dans l'information économique. Je suis agent de change à Paris et je dois dire que dans les années précédentes, 1980, la bourse n'était pas connue et faisait peur. Et petit à petit, ces dernières années, grâce aux efforts qui ont été faits par les intermédiaires financiers, les connaissances économiques et financières se sont développées très rapidement et les gouvernements dans le monde, et plus particulièrement en Europe, se sont rendus compte de l'utilité d'un marché financier actif et tout cela a été possible grâce aux moyens de diffusion, de communication, de formation, d'information. Je pense que dans l'avenir, la culture économique devra être quelque chose qui devra être développé comme la culture artistique et toutes les cultures dans le monde, pour les meilleures communications et d'intelligence entre les pays européens et dans les pays du monde. Restez là. Ringrazio Bertrand Michel. Fra l'altro c'è qui Benito Covalon, che si occupa in Italia, no, dell'analisi finanziaria e quindi anche della borsa, e che magari poi dopo, che senza dubbio poi dopo interverrà, anzi sarà interessante eventualmente un dialogo. Allora, Gianni D'Alfonso, sì, Gianni D'Alfonso è assessore alla regione Lombardia per le attività economiche e produttive e abbiamo invitato a venire qui per un intervento, ma questa mattina è venuto più come uditore. Ha detto che farà un intervento in un'altra occasione e che organizzeremo appositamente. E allora l'ho invitato a dare un saluto, comunque è una forma di messaggio anche a questa equipe di lavoro. Sì, io ringrazio il professore per avermi invitato. Come diceva giustamente, io qui sono osservatore, anzi uditore più che oratore. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del professore Castellavoglio, devo dire che mi ha particolarmente colpito l'affermazione la ricerca è un animale scorbutico, diceva, che non sempre è finalizzato però in senso produttivistico. Io devo dire, come assessore all'economia, sono particolarmente interessato nel senso produttivistico, senza ignorare che la ricerca comunque va perseguita anche quando non è orientata in senso produttivistico. In questa logica è chiaro che io sono particolarmente sensibile anche alla quotazione dei chip. Se costa 2 o 20, noi siamo molto interessati a andare sempre verso il ribasso. Comunque io credo che questo tipo di conversazione, questi incontri siano veramente produttivisti. A noi interessano in particolare anche perché, come osservatore, come uditore oggi, io posso apprendere delle cose che potranno servire per l'economia lombarda del domani. Io ringrazio per avermi invitato, sono qui, certo, verrò anch'io, interverrò anch'io in una occasione opportuna, quando cioè sarà necessario questo intervento. La ringrazio molto, professore.
Tra l'altro sui temi che ha toccato Luigi Castelli Avoglio interpelleremo anche questo ministro cinese che arriva pomeriggio, quindi per una verifica non solo in Giappone, come abbiamo potuto fare ieri, ma anche in Cina. Allora, sono molto onorato della presenza qui di Andrea Cavalli, assessore alla cultura per la Regione Lombardia. Lo ringrazio di essere venuto e lo invito appunto a intervenire. E ringrazio anche il professor Bozzi che è stato un po' intermediario per questo dialogo con Andrea Cavalli. Grazie. Anch'io ringrazio il professor Verdiglione per l'invito fatto. Sarò brevissimo anche perché sono atteso a Brescia e semplicemente mi limiterò a qualche considerazione e constatazione fondamentali, nel senso di essenziali, relativamente al tema che è reinventare la pace, reinventare l'Europa, visto da una specie di angolo particolare che è l'angolo regionale. Il tema sul quale io dovrei esprimere qualche valutazione è la cultura tra regionalismo ed internazionalismo. Ed allora certo il taglio che io darò sarà probabilmente assai diverso, ma naturalmente non in contrasto, con le valutazioni del relatore Castelli Avoglio, ed anzi mi ricollegherei alle sue ultime affermazioni, che in fondo affermano che tutto il grande progresso scientifico e tecnologico che certamente determinerà la rivoluzione nel senso positivo del termine nel terzo millennio, tutto questo è però deve tenere conto di una fondamentale realtà che è la cultura intesa in senso complessivo e generale, e vale a dire l'uomo come ovviamente centro della cultura. In sostanza ritorna il vecchio problema, reso più attuale dalle rapidità delle conquiste scientifiche e tecnologiche, il vecchio tema: se la tecnologia, la scienza, la conquista, la scoperta scientifica debba essere una specie di idolo di Moloch o debba invece essere dalla filosofia guidata, dall'uomo guidata, in sostanza servire all'uomo perché è strumento creato dall'uomo e pertanto deve essere ricondotta alle origini, per così dire, di un'autentica visione filosofica del mondo, vale a dire servire l'uomo e attraverso il concetto di uomo servire ciò che è essenziale all'uomo, cioè la pace, e quindi attraverso la pace il rapporto regionale e internazionale. Io che ho assunto da non molto in questo assessorato alla cultura e all'informazione, che non è solo cultura ma anche informazione, l'assessorato di cui mi occupo, ho appunto nel mio seno come assessorato questa dialettica tra il mondo della cultura nel senso tradizionale di valori universali e l'informatica. Per esempio noi abbiamo fatto una interessante opera, l'Odissea informatica, e sull'informatica faremo ancora convegni, proprio perché deve sposarsi insieme. E il valore culturale, morale, spirituale, per essere semplici, dell'uomo e la tecnologia in grado di sempre rendere più diffuso, più profondo per tutti questo complesso di valori che sono i valori, chiamiamoli così, umani in senso generale, senza entrare nella casistica, che sono morali, religiosi, filosofici, scientifici, tecnici, artistici, matematici, che sono in sostanza l'uomo nella sua complessità, nella sua varietà, nella sua storicità. Dicevo dunque, mi sono trovato a questo punto di vista a fare qualche considerazione, direi, immediata,
La prima considerazione è in fondo questa. Se noi osserviamo direi il mondo tradizionale della cultura, inteso un po' in senso, classico, la musica per esempio, la cultura diffusa per esempio dalle biblioteche, il teatro per esempio, l'arte per esempio, troviamo che questi valori sono valori di un'immensa potenzialità in Lombardia e potrò dire dopo anche altrove. La prima scoperta che feci era in sostanza che l'immagine di una Lombardia all'avanguardia nel campo del terziario, della tecnologia avanzata, della ricerca, era in fondo un'immagine abbastanza riduttiva della realtà complessiva della cultura e dell'informazione della Lombardia. Perché la Lombardia ha in realtà infinite risorse culturali che forse la stessa popolazione lombarda ignora. Citerò alcuni dati. Noi abbiamo almeno 50 grandi teatri, cioè grandi valori architettonici, tutti chiusi, ivi compresi i teatri di quasi tutte le città capoluogo della Lombardia. Solo due, oltre a Milano, Brescia e Bergamo, hanno teatri agibili. Mentre c'è una ricerca, per esempio, di ansia per il teatro, che non trova la possibilità di un circuito per mancanza di strutture. Questo per dirvi che la cultura tradizionale, musica, teatro, eccetera, eccetera, è in realtà ricercatissima oggi, e se noi non siamo in grado di appagare questa ansia di questi valori, chiamiamoli così, spirituali, è perché non abbiamo gli strumenti. E forse ci aiuterà la tecnologia con la scala. La scala non può muoversi per la sua struttura nella Lombardia, ma non stiamo certi per nei teatri, perché ovviamente la sua struttura esige certe strutture teatrali, certi scenari, certi palcoscenici, certe ampiezze, certe presenze che non può dare che Milano o le grandi città. Noi stiamo studiando attraverso appunto l'utilizzazione della scienza, della tecnica, di avere le prime della scala in ogni provincia, naturalmente attraverso l'uso di strumenti della tecnologia avanzata. Ma questo per dire che ci sono valori in sostanza, valori umani, universali, di immensa importanza, che la gente desidera e dove l'automazione e la tecnica ci aiuterà moltissimo. Prendo il caso delle biblioteche. Noi speriamo nel giro di 2 anni di essere in condizioni, almeno per le condizioni centrosistema, e sono 100 in Lombardia, cioè saranno 100 in Lombardia, di poter in modo automatico sapere dov'è un'opera in qualunque biblioteca d'Italia. E fra 5 anni io spero di avere l'automazione a livello mondiale, cioè se vogliamo sapere dov'è un testo, schiacceremo un bottone e sapremo che il testo è in Australia nella biblioteca A o in Cina nella biblioteca B. Quindi certamente la tecnologia ci sarà preziosissima nello sviluppo della cultura. E da allora ci sarà preziosissima nella cultura della pace, per stare al tema del nostro convegno, del nostro incontro. Perché noi riteniamo che molte volte la pace corra pericoli non tanto per problemi di potenza, quanto molte volte per problemi di incomprensione fra la gente, fra gli uomini. E in questo senso, quanto più la scienza avanzata e le relative applicazioni ci consentiranno una comunicazione immediata e compiuta, tanto più noi probabilmente supereremo quelle difficoltà che nascono generalmente a livello internazionale dalla insufficienza conoscenza degli uomini, della loro umanità, della loro storicità e del loro quindi essere in concreto simili ad altri uomini. Da questo punto di vista, devo dire che mi sono accorto anche, poiché la Lombardia fa parte di 2 grandi organismi, l'Arghi Alp e l'Adria Alp, vale a dire da una parte le regioni dell'arco alpino della Francia, della Svizzera e della Germania
e oltre che dell'Italia, per l'Italia è il Piemonte, la Lombardia, la Val d'Aosta, il Trentino e l'Adria Alpa, le regioni pure dell'Austria, l'Austria dell'Est, della Jugoslavia, e riteniamo che entrerà tra non molto l'Ungheria. Abbiamo scoperto in questo incontro fra noi, fra le regioni, su temi caratterizzanti la storia, la cultura, la tradizione, il futuro, la viabilità nelle regioni o fra le regioni, abbiamo scoperto in realtà una comunicazione così semplice, così limpida e così autentica, che certamente serve alla conoscenza e a creare rapporti di assoluta disponibilità, molto più a volte che il mondo della informazione così come oggi viene realizzato, concepito. Cioè la regione diventa progressivamente, lo vedi in Lombardia, a livello delle regioni di tutto l'arco alpino, si tratta di regioni che però hanno circa 60 milioni di abitanti, le regioni dell'arco alpino, ripeto, da quelle francesi fino a quelle jugoslave, sono 60 milioni di uomini che si ritrovano collegati in questa Arghe Alp e Adria Alp, e che negli incontri e che sviluppano temi complessi, dalla televisione alla storia comune, alla comune viabilità, dicevo, per le Alpi, alle divergenze o alla convergenza, comunque realizza dei rapporti assolutamente meravigliosi, dove veramente esiste un clima di assoluta colleganza che pur scavalca, dicevo, i sistemi politici certamente assai diversi tra per esempio noi, la Jugoslavia o la Svizzera, che ha un suo mondo diverso essendo naturalmente uno stato fuori dalle grandi, come dire, dai grandi sistemi politici che si contrappongono in Europa. Quindi la regione, e poi abbiamo osservato anche da parte degli studiosi di letteratura, in senso generale, del costume, in senso generale, che in fondo la grande cultura è sempre nata da esigenze regionali, da esperienze regionali, da esperienze cioè legate alla realtà. Se per esempio prendiamo tutti i primi Nobel della letteratura, vero? E noi troviamo che sempre le loro opere, tutto sommato, sono espressione di esperienze regionali, di realtà regionali, perché nel macrocosmo e nel microcosmo vi sono poi straordinarie affinità, per cui il microcosmo regionale assorbe il grande cosmo internazionale e viceversa, e certamente al fondo dell'uomo c'è sempre una sua origine che non può non essere territorialmente limitata, e le sue esperienze generalmente, quelle che lasciano più traccia, sono quelle del luogo dove si è nati o si è vissuti a più lungo tempo, più che non le certe esperienze internazionali che alla lunga appaiono più astratte e comunque cariche di significato soltanto nella misura in cui portano il timbro della personalità, cioè dell'esperienza attraverso cui l'uomo si è fatto. In concreto, io penso che le vere rivoluzioni sono sempre la sintesi, sono sempre la, vuol dire, sintesi positiva, sintesi dialettica, sintesi equilibrata e progressiva, comunque di ciò che siamo stati, di ciò che siamo e di ciò che saremo. La vera rivoluzione, per non essere astratta, e aggiungo, ricollegandomi sempre al concetto di pace, per non essere pericolosa, non può essere una rivoluzione di pura scienza o pura tecnica, deve essere una rivoluzione complessiva di scienza, tecnica, umanità. Solo in questo modo, a mio avviso, è possibile sviluppare sul serio le grandi posizioni dell'umanità e della politica internazionale, dei rapporti internazionali, perché è attraverso l'equilibrato sviluppo di tutte le forze dell'uomo, e quelle più tipicamente spirituali e quelle più tipicamente, direi, razionali, paradossalmente trovando un vecchio concetto, anche se potrebbe essere apparentemente oggetto di ironia, ma invece ha la sua dimensione profonda: mente e cuore nell'uomo devono marciare insieme, cioè la sensibilità che nasce dalle esigenze dell'uomo e la
il progresso che nasce dal frutto della sua intelligenza, della sua razionalità, della sua capacità di andare oltre quello che è, quelli che sono i dati sentimentali per approdare ai dati razionali e dalla filosofia poi tutto deriva, la matematica, la scienza, l'applicazione, la tecnologia, l'avanguardia e via dicendo. Quindi, dicevo, io ho constatato questa realtà in sostanza. Almeno per la Lombardia, anche perché la Lombardia è per la sua collocazione geografica un po' tra il mondo continentale e il mondo italiano, è stata per molti secoli anello di congiunzione tra la cultura europea e la cultura italiana, quindi c'è da caratteristiche particolari. Ma tutto sommato, al di là del fatto che sia forse diverse da altre regioni, anche per dimensione, per forza economica, per forza della cultura scientifica, tecnica e via dicendo, tuttavia essa non è certamente diversa da un punto di vista fondamentale, cioè esistono i valori regionali che noi non dobbiamo dimenticare, perché in fondo sono la sostanza da cui poi deriva tutto il resto, tutto nasce da qualche cosa. E sarebbe grave errore staccare il futuro dal passato, voler essere domani totalmente diversi da ciò che siamo oggi, essere un'altra cosa, mentre dobbiamo essere la stessa cosa, salvo che l'umanità, l'uomo, la sua sostanza, essenza umana è capace di qualunque riproduzione e certo può percorrere strade nuovissime, ma le percorrerà in modo positivo dal nostro punto di vista di reinventare l'Europa e di reinventare la pace, solo dicevo se nella creazione del nuovo a cui tanto concorre la tecnica si aggiungerà anche un sempre maggior approfondimento e riconquista di valori antichi e moderni senza dei quali la pura di capacità della tecnologia a crescere incredibilmente potrebbe portarci ad avventure, a mio avviso, appunto perché astratte e disincagliate dal reale, ad avventure pericolose. Ecco, noi non vogliamo avventure puramente astratte e puramente determinate dalla tecnologia, ma crediamo opportuno sottolineare che la tecnologia deve marciare col maggior approfondimento dei valori dell'uomo e quindi riconquistare alla tecnologia la massa, in sostanza, perché la tecnologia non diventi poi un fatto d'élite, ma riconquisti il mondo, perché solo ricollegandosi al mondo anch'essa assume la sua dignità e non genera, o potrebbe generare, delle forze di Superman o delle forze politicamente non rispondenti, se non a valori di tecnologia d'avanguardia, e non rispondenti invece alla comune umanità, che è pur quella su cui noi dobbiamo vivere e dalla quale noi nasciamo. Ecco, questo è in sostanza la conclusione del mio breve intervento. Noi dobbiamo certamente favorire ogni sviluppo della tecnologia, della scienza, della matematica, della cultura che fa progredire gli strumenti al servizio dell'uomo, ma dobbiamo ricordarci sempre che bisogna anche far progredire parallelamente l'uomo, perché non vi sia troppo distacco, per non buttare una tecnologia avanzatissima in un mondo per altri versi fermo, come buttarlo, che so io, nel mondo dell'Africa più oscura dal punto di vista del progresso tecnico, dove genererebbe questa tecnologia d'avanguardia problemi come quelli che in parte genera, di estrema difficoltà ad assorbire in sostanza da parte di una cultura troppo antica, esperienze e valori troppo moderni. Noi dobbiamo cercare in Europa, che gode ovviamente anche di una storicità culturale più alta che altri continenti, dobbiamo specialmente in Europa far sì che questa tecnologia diventi sempre più capace di produrre benefici, ma anche sempre più diffusa, e in questo senso la regione sviluppa frequentemente convegni sull'informatica, proprio per creare un rapporto più stretto e più compiuto. Così come noi vogliamo, parlo con esperienza regionale, cercare che anche il mondo dei mass media
e mi riferisco in questo caso ai giornali, che sono un grosso strumento accanto alla televisione di informazione e di cultura quotidiana. Ecco, noi per esempio proprio da questo mese, alla fine del mese, incominceremo al ciclo della stampa convegni con giornalisti di carattere di livello mondiale. Ci avremo qui, mi pare per il 30 di gennaio, il direttore del Le Monde nella Francia, avremo qui in febbraio i giornalisti giapponesi, specie per gli aspetti tecnologici, ma anche qui il giornale deve essere certamente tecnologicamente progredito, ma nulla servirebbe se non fosse sopportato poi, se non avesse il supporto della grande intelligenza giornalistica, cioè quella che segue i valori in sostanza politici, sociali, umani, morali, filosofici, che sono poi la nostra comune umanità. Ecco, questo è in sostanza ciò che volevo dire in tema di pace e in tema di Europa. Infatti noi dicevamo qualche anno fa, negli anni 70, prima di lanciare questa formula del secondo rinascimento, l'abbiamo fatto nel 78, ancora prima dicevamo che, una curiosa proporzione, il regionalismo sta all'internazionalismo come il provincialismo sta al nazionalismo. Allora, per dire questa commistione essenziale fra regionalismo e internazionalismo. A proposito del tema che aveva toccato prima Gianni D'Alfonso, mi ricordava Meschini che noi facciamo questo convegno internazionale, questo congresso internazionale sul titolo Nuove tecnologie e occupazione, che mi sembra appunto si presti, no, per un apporto proprio specifico da parte del Gianni D'Alfonso. Io ho approfittato del passaggio qui, sia pure rapido e sia pure per un saluto, dell'onorevole Rossella Artioli, per invitarla a darlo anche agli amici di questa equipe, e ha fatto un bellissimo intervento in autunno sul tema della sanità, infatti è esponente della Commissione Sanità nel Parlamento. Questo suo intervento lo leggeremo in fine mattinata, perché Mariella Boracino porterà il testo, la rivista qui. Invito Covolano a venire qui al tavolo. E allora, prima di passare la parola a Fernando Arrabal, a presentare Fernando Arrabal, passo la parola a Rossella Artioli per un saluto. Io prima di tutto ringrazio il professor Verdiglione e ringrazio voi tutti di darmi la possibilità di tuffarmi veramente in un terzo millennio. Devo dire che la mia esperienza ormai da 3 anni in Parlamento, alla Commissione Sanità, mi rende quasi schizofrenica nel venire qui ascoltare quelle che sono le proiezioni e questi afflati futuristici e futuribili e ritornare poi nel mondo politico tradizionale. È come passare veramente dal terzo o quinto rinascimento e andare alla preistoria dall'altra parte. Questa per me quindi è un'esperienza positiva, anzi ne traggo suggerimenti, e voi potete immaginare quanto questo possa essere utile in campo sanitario, nel campo della ricerca, per sburocratizzare, per riportare l'Italia a livelli che invece sono primati di altri paesi, e dove purtroppo l'Italia spesso è una cenerentola e dove viene additata per il disservizio in campo sanitario e per non una risposta adeguata da paese europeo a quelle che sono la domanda di salute dei cittadini. Quindi vi ringrazio ancora di darmi questa possibilità, io vi ascolterò e posso dire che cercherò di farmi messaggero tra questi messaggi importanti e quel mondo che sembra proprio ancora polveroso e ridotto a scaffali e scartoffie, dove veramente ci vuole un vento di rinnovamento che da qua io posso senz'altro recepire. Allora, ringrazio Rossella Artioli. E ciascuno di noi, ciascuna di queste equipe conosce molto bene, almeno ha incominciato a apprezzare Fernando Arrabal, e da alcuni anni, già prima del congresso di Tokyo e poi con il congresso di Tokyo e dopo, è interlocutore essenziale
per questa equipe. E dunque, avevamo accennato questa mattina, presentando il programma della giornata, alla, non solo al fatto che è fondamentale Arrabal per, come drammaturgo, ma anche adesso come uno dei principali conoscitori e giocatori di scacchi, ha scritto anche alcuni libri in merito, e poi anche di recente, in settembre, fatto un grande avvenimento a Parigi attorno alla pittura, che da alcuni anni non solo si è provato nella pittura, ma è effettivamente un pittore, anzi è scrittore-pittore, e in questo senso che forse un giorno faremo una esposizione, e magari una con una pièce, esposizione di pittura e una pièce di Arrabal alla Fondazione. Questo sarebbe ciò che noi auspichiamo e speriamo di organizzarlo. Lui ha scritto un tempo la lettera, Arrabal ritiene di aver avuto una fortuna, ed è quello di essere stato un giorno messo in carcere da Franco. E da quel giorno, lui era prima sempre criticato, stagiato, è divenuto intoccabile. Ma diciamo è un scrittore straordinario, e poi ha scritto questa lettera a Franco, lettera di cui tutti si è parlato in moltissimi paesi, e successivamente la lettera a Fidel Castro, che dà un quadro della situazione politica, culturale, economica, eccetera, di Cuba, e noi abbiamo pubblicato questo libro e abbiamo cominciato a discuterlo in Italia. Io mi auguro che anche altri libri potremo pubblicare di Arrabal. Lo ringrazio molto di essere venuto qui, sottraendosi a alcuni impegni che aveva a Parigi. È stato di recente per una tournée di sue pièce in Giappone e poi subito dopo in America, e questo per un paio di mesi dell'autunno. In ottobre ha pubblicato 3 libri di settori differenti, di teatro, di scacchi, e di poesia, perché è anche poeta. Allora, diciamo che accanto a Borges, a Ionesco, a Inoue, che sono alcuni interlocutori nostri di questa triennale, può figurare sesto fra cotanto senno Fernando Arrabal. Prego. Oui, après ces voyages au Japon et en Amérique, ces voyages récents, et je viens en Italie toujours avec cet espoir d'apprendre quelque chose. L'écrivain, c'est un raté, c'est un homme frustré qui ne vit pas l'aventure. Et que ces aventures qu'il ne vit pas, qu'il ne peut pas vivre, il les couche sur un papier, ce qui lui donne la possibilité d'être un témoin des fois remarquables de son époque. Puisque Verdiglione, à juste titre, parle de dessin renaissance, je crois qu'il faudrait peut-être regarder l'histoire du personnage qui, dans la première Renaissance, a joué un rôle capital. Et ce personnage a été Miguel de Cervantes, le créateur de Don Quichotte. En Espagne, Miguel de Cervantes est connu sous le titre de Manchot, el manco de Lepanto, c'est-à-dire le Manchot de Lepanto. Il se trouve que Cervantes n'a jamais été manchot. Il se trouve que la bataille de Lépante a été, contrairement à ce que nous disent les historiens, a été un échec de la Liga Santa. Comme vous savez, les troupes espagnoles, le Vatican et Venise avaient comme mission
de libérer l'île de Chypre prise par l'Empire ottoman, il s'est créé une ligue qui était dirigée par un général espagnol, demi-frère du roi Philippe II, et le grand capitaine Juan d'Austria. Et cette armée formidable, colossale, a descendu l'Adriatique, est partie de Naples, a monté jusqu'aux alentours de l'actuelle Albanie, a descendu autour de la Grèce et il allait vers Chypre pour libérer Chypre. Mais cette formidable armée n'a jamais pu libérer Chypre et même pas s'approcher. Il a eu une petite escaramouche qui a été jouée dans le golfe de Lépante. Et Miguel de Cervantes dira de cette escaramouche, de cette petite bataille, dira que c'est la plus grande bataille du passé et de l'avenir, prétendra qu'il a perdu son bras et fera de cette bataille la bataille qui fondera la Renaissance du point de vue militaire. Et Cervantes est un personnage très intéressant puisqu'il est le seul espagnol qui a été éduqué en Italie. Cervantes est un espagnol normal, c'est un nouveau chrétien, un converti d'origine juive, qui mène une vie normale et courante, lorsqu'à l'âge de 21 ans, il a un duel à Madrid et le roi d'Espagne le condamne à qu'on lui coupe les bras. C'est une punition, comme vous voyez, très grande, mais elle était grande déjà à l'époque, extrêmement cruelle. Alors, Cervantes fuit l'Espagne pour éviter de qu'on lui coupe les bras. Et il arrive en Italie, se met en contact avec la Renaissance italienne, deviendra le camarieri du cardinal Acquaviva, garçon qui a le même âge que Cervantes. J'ai dit garçon, puisque tous les deux ils sont une vingtaine d'années, le cardinal et son camarieri. Le cardinal Acquaviva est un esthète, c'est un homme qui aime beaucoup les gants parfumés et qui vit une relation très intense avec Cervantes. Donc Cervantes, qui a été éduqué dans le fanatisme espagnol, se trouve tout d'un coup transporté en Italie et du catholicisme espagnol passe à une situation de renaissance dans laquelle il va mettre en doute ses propres valeurs. Pour commencer, lorsqu'il arrive en Italie, il se rend compte que l'espagnol, ce n'est pas ce qu'il imagine, c'est-à-dire le centre de la terre, mais il remarquera qu'en Italie, les Espagnols sont considérés comme des gens très sottants, orgueilleux et bêtes. Il va douter de lui-même. Il va mettre en relation une série de cultures et par la suite il écrira ce roman qui s'appelle Don Quichotte. Et c'est un roman qui nous intéresse à beaucoup de points de vue. Lorsqu'il commence à écrire Don Quichotte, Cervantes dit qu'il n'est pas le père,
mais qu'il est le paratre. Enfin, il invente un mot, le masculin des marâtres. Il n'est pas le père, il est le paratre. On imagine que c'est une clause de style. On commence à lire le roman, roman qui est très drôle, qui se lit très facilement, donc. Le chapitre 9 commence un jeu de miroir qui va être le portrait de la Renaissance, de cette première Renaissance. Cervantes, au chapitre 9, va nous annoncer que l'auteur de Don Quichotte n'est pas lui, Miguel de Cervantes. L'auteur est Cide Hamete Benengemi. Nous sommes tous très intéressés pour savoir qui est ce Cide Hamete Benengemi. Il ne nous dit rien au chapitre 9, mais peu à peu, à fur et à mesure qu'avance le roman, nous allons avoir des nouvelles de cet extravagant miroir renaissantiste qui a inventé Cervantes. Bientôt, il va nous dire que c'est un savant. Dans un autre chapitre, il nous annonce qu'il est un historien. Il va nous signaler que c'est un historien très ponctuel, et voilà un mot qu'il va répéter très souvent, la ponctualité. Il dira, il est tellement ponctuel que de cette histoire qu'il raconte, il nous donne les atomes. Les mètres n'étant pas inventés, il aurait pu parler des millimètres. Par moment, lorsque l'auteur Cide Hamete Benengemi ne connaît pas exactement quel est l'arbre sur lequel se couche Don Quichotte, Cervantes va nous dire, voilà un homme qui est si ponctuel, quand même, il ne distingue pas un arbre d'un autre. Lorsque subitement, on apprend une nouvelle bouleversante. Voilà que cet auteur de Quichotte, Cide Hamete Benengemi, il n'est pas chrétien. Notre auteur juif, nouveau chrétien, converti au catholicisme, Cervantes, nous annonce que l'auteur n'est pas chrétien. Nous annonce qu'il est musulman. Il nous dit exactement, est un moro de la Mancha. C'est-à-dire, c'est un musulman de la Mancha, mais toujours, lorsque le mot la Mancha est employé pour un espagnol, surtout par un non comme Cervantes, il faut dire que le mot mancha est difficilement traduisible. Cervantes a tout vu. Il a vu ce qui allait être les traductions qui ont été faites de lui. C'est pour cela qu'il a dit, les traductions de mes romans, de mon roman, est comme voir une tapisserie de Flandre de dos. Alors, lorsque vous lisez, par exemple, une traduction française du Quichotte, le Quichotte commence par les mots « en un lugar de la mancha », c'est-à-dire « dans un lieu de la tâche ». Traduit en français, on a traduit « dans une bourgade de la manche », c'est-à-dire là où Cervantes nous parle du monde spirituel, de la tâche, tâche parce que juif, tâche parce qu'homosexuel.
Le traducteur est obligé de parler des manches à région de l'Espagne. Et là où il dit lieu, c'est-à-dire lieu spirituel, le traducteur est obligé de dire lieu physique, Bulgade. Et voilà qui nous dit que cet homme-là, c'était musulman de la Mancha, de la tâche. Quelle tâche? La tâche de ne pas être catholique et la tâche peut-être d'être homosexuel. Et voilà que ces musulmans de la Mancha, dans les chapitres qui suivent immédiatement, commence son récit par ces mots extraordinaires. Cervantes dit, Fili Amete Benangemi proclama, comme catholique chrétien, je jure. Le lecteur est effrayé. Le lecteur est effrayé. Ça va être un moment capital dans le roman. Le moment de mille miroirs. Le moment du baroque. Le moment de la Renaissance. Et alors, Sancho Panza se tourne vers Don Quichotte. Et là, le lecteur commence à être aux anges ou en enfer. Il lui dit, Monseigneur, est-il possible que l'homme qui écrit notre vie, Sidi Amete Benangemi, qui est un musulman, jure au nom du Dieu chrétien? Don Quichotte lui dit, mon cher ami, c'est normal, rien de plus étonnant. Il est musulman, il est incroyable musulman, il est un très bon musulman, il est un savant, il est un historien, il dit la vérité. Et il sait que nous, chrétiens, lorsque nous jurons, c'est très important. Donc lui, il dit, moi, il ne dit pas qu'il soit catholique chrétien. D'ailleurs, écoutez bien les mots, il ne dit pas chrétien catholique, il dit catholique chrétien. L'ordre est très intéressant. Donc, lorsqu'il dit « moi, comme catholique chrétien », ce n'est pas qu'il est catholique chrétien. C'est qu'il dit que les catholiques chrétiens, lorsqu'ils jurent, ils disent vrai. Mais tout d'un coup, nous, lecteurs, nous sommes abasourdis. Mais comment ça se passe? Qui écrit quoi? Qui est qui? Cervantes, qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Qui est-ce qu'il est Sidi Amete Benangemi? Et qu'est-ce qu'ils font ces personnages? Ce sont des marionnettes. Nous nous posons immédiatement la question. Mais comment ça se fait? Et voilà une aventure qui est en train de se dérouler. Qui est racontée par un arabe, musulman, qui est traduit en espagnol et qui est transmis par Cervantes. Et tout d'un coup, Sancho Panza vient nous dire la vérité, ce que nous attendions tous. Il lui dit à Don Quichotte, mais Monseigneur, situation gravissime. S'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire notre vie, cela est, il y a une évidence. C'est que nous ne sommes pas libres. Nous ne pouvons que faire des aventures. Notre histoire est déjà écrite. Et je vais faire une parenthèse avant de vous dire la chute de Cervantes. Vous savez, hier, il y a eu des interventions remarquables. Le professeur Philippe nous a parlé d'économie et il a fini par dire, sa conférence a fini avec ces mots, il y avait un critère du 19e siècle qui était, il y a un slogan qui était « Prolétaire de tous les pays, unissez-vous ». Lui, il a proposé notre slogan. Et notre cri de révolte, c'était libéraux de tous les pays, unissez-vous. Il y a le père, le remarquable père jésuite, qui nous a parlé du Japon, qui nous a donné une vision assez idyllique du Japon, peut-être, mais d'une manière remarquablement intelligente. Il a fini pour dire ce qui manque au Japon, et c'est évident qu'il y a des choses qui manquent. Puisque moi, je connais l'autre côté du miroir. Je connais le monde du théâtre, je dirige une pièce de théâtre et je me trouve confronté avec les mêmes crises
au Japon qu'en Europe. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ces savants jésuites, ils nous disent, ce qui manque au Japon, c'est l'individualisme et c'est l'essence de l'universel, c'est-à-dire le christianisme, c'est-à-dire notre religion judéo-chrétienne. Et voilà, on revient à Cervantes. Souvenez-vous de l'histoire, ce formidable, extraordinaire moment dans lequel nous voyons Sancho Panza se demander s'il n'est pas une marionnette, à peu près comme nous pensons, à peu près ce que disait Borges. Est-ce que je ne suis pas une pièce d'échec en train d'être joué par quel Dieu? Voilà que dans la nouvelle Renaissance, dans la deuxième Renaissance, nada y nada, Miura au Japon, Terayama au Japon, Ionesco, Borges, Vanitali aux États-Unis, Sheffard, tout le monde se pose la même question. Qui sommes-nous, où sommes-nous? Il y a une renaissance formidable du théâtre dans le monde. Face à ce théâtre parasitaire de professionnels, de fonctionnaires, il y a un théâtre très vivant qui envahit le monde entier, qui traverse les frontières. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance de l'individualisme qui est un cheval de ces recrudescences abjectes du nationalisme. Mais revenons à Cervantes. Cervantes va nous... N'oubliez pas que c'est le seul écrivain qui était à cheval de trois cultures. Cervantes, lorsqu'on lui a condamné à lui couper la main, il a été en Italie, il a été avec un cardinal homosexuel, il a connu un autre monde, il a été à la bataille de Lépanto, il a connu la main...